Non è lo stadio, neanche una sede vera degli ultra, è la stanza di un ultra. Chi va allo stadio ama circondarsi nei suoi ambienti dei suoi emblemi, delle cose che ricordano il proprio clan, la propria squadra, il gruppo. Comunque diamo la parola a loro, forse cercheremo di capire qualcosa di più. Subito mi fanno segno di indicare Claudio, e questo a significare una diceria che dice che negli ultra non ci sono capi, e forse è vero, però c'è sempre qualcuno che è carismatico. In effetti poi il gruppo l'hai fondato tu o no? Proprio io no. Poi i capi non esistono nel gruppo, perché la politica la lasciamo sempre a casa, però nella sera pensiamo che i capi non esistono, almeno fra di noi. Abbiamo tutti quanti le stesse idee. Il gruppo è nato quando ci siamo accorti che gli ultra appartengono a una generazione che prima o poi deve passare. E quindi bisogna che qualcuno entri al posto loro. Il gruppo è cominciato 2 anni fa, è nato nel 86 alla Nuova Guardia, è nato da un gruppo di ragazzini che adesso contano qualcosa in questa città. Veltri che ride, è sempre l'umorista del gruppo, pregherei di inquadrarmi. Tu già sei stato protagonista nelle nostre trasmissioni, infatti si può dire che sei stato l'attore che ha girato lo spot del tesseramento. Tu sei nato ultra, credo, perché è da parecchio che segui il Cosenza. Io andavo allo stadio quando ero piccolo con mio padre, trasferte. E poi diciamo che l'avvento è stato che verso l'82 abbiamo fatto un gruppo di una banda, ci chiamiamo Jawari, e così abbiamo conosciuto gli ultra avendo le scritte che noi sfidiamo tutti. Ci volete sfidare? No. Così verso l'83 io e Credio e gli altri ci siamo mischiati in questo mondo. Gianfranco invece ha avuto pure lui una parte di protagonista, come citato, però è il famoso ragazzo che si è perso su un treno tornando dal nord. Come avete fatto a sbagliare treno invece di andare al sud, dove vi siete trovati? No, comunque non ero solo, ero insieme a lui, ero insieme a Luca. La coppia del treno. Stato così, diciamo, un po' di sbandamento abbiamo avuto. Ho visto il treno in partenza, avevo un po' le idee confuse, e allora ho detto questo è il treno che va a Cosenza. E invece purtroppo quando ho chiesto al controllore domanda questo treno, mi ha detto guarda che questo treno non va a Cosenza, questo va a Genova. Allora sono rimasto così. Un'altra caratteristica degli ultra è quella di portarsi dietro un soprannome. Tu per esempio ti chiamano Arancino, spieghiamo perché questo caratteristico soprannome. Ultimamente si dice per i capelli rossi, anche per il mio colorito. Comunque alle origini, diciamo, me l'ha dato uno degli esponenti più importanti dei Nuclei Sconvolti, diciamo Nunzio. Quando all'epoca ai mondiali di Spagna io ero, diciamo, ero pacchiarotto, e quindi somigliavo ad un arancino secondo lui. Oppure che sei l'elemento della Nuova Guardia filo bergamasco. I bergamaschi hanno fama di guerriglieri. E perché ti piace quel tifo? Ma i bergamaschi, diciamo, io li ho conosciuti in una trasferta, diciamo, a Catanzaro, insieme a loro l'anno scorso a giugno, insieme ad altri miei amici, Manolo e De Bonis. De Bonis, Andrea. Abbiamo la tendenza a chiamarlo così per cognome. Mi piacciono perché si sono fatti conoscere in Italia, oltre per la loro coreografia, diciamo, in un certo senso di meno, però hanno la nomina di gruppo duro. Invece adesso pregherei il cameraman di seguirmi verso il bello della Nuova Guardia, Manolo. Infatti c'è un sempre più difficile questo servizio. Sì, una volta sempre il Veltri, che è sempre l'umorista di questo gruppo, ha detto che se anche vignettista, umorista, caricaturista, che se Manolo si chiamava Giuseppe non aveva i capelli lunghi, in fondo tutto questo successo con le donne non era. Ma poi è vero questo successo che hai con le donne? No, è tutta una cosa creata da lui soprattutto. Ma non è che è invidia? In un certo senso sì, perché Luca Altri è stato sempre Un solitario, esattamente, in tutti i sensi. Tu sei un po' il fotografo del gruppo, perché sì, riesci a deludere la sorveglianza
sia degli ultra stessi, della polizia e dei racchettavalle. Come fai ogni volta a infilarti? Verso gli ultimi 5 minuti. Non cercare di parlare di aspetto che quando la squadra entra in campo, no? Si accendono i primi fumoggi. Allora la polizia si rivolge verso la tribuna B e verso la tribuna A. Quindi scalco subito nel fossato tempo 10 secondi e sono già nel campo. C'era qualcuno che voleva eludere microfono e telecamera, il magico Dino. Mi sembra che scolasticamente la nuova guardia poi non sia così eccessa, è vero? Ci sono dei livelli molto carenti, però c'è anche qualcuno che se la sente, tipo Manolo, Claudio, Arancino pure, Sarrancio, Luca Veltri proprio, un cingarra. È riuscito ad arrivare al quinto. Ma cosa significa per te la domenica di fare sulla curva? Per me è molto importante, però c'è la delusione, non posso andare in trasferta alle volte, quindi... Cioè, comunque secondo me la cosa più importante è che è sempre, come nuova guardia siamo sempre presenti in trasferta, anche se purtroppo, come dice lui, qualche elemento manca, cioè i soliti, ecco, l'importante è che la costruzione c'è sempre con alcuni elementi dietro. La cronostoria di questo gruppo, che ormai è già una piccola leggenda, come recitava un vostro adesivo, è iniziato l'83. E ancora erano proprio ragazzini davvero, molti di questi nemmeno c'erano magari, e il nome era Destroyers Warriors, che racchiude un po' pure il significato di tanti ragazzini che vogliono essere chissà chi. Era l'83. Vabbè, il gruppo, vabbè, è nato come aggregazione, perché noi ci siamo trovati a scuola, io, Claudio, Manolo. Beh, eravamo ragazzini, non avevamo un ideale, quindi è stato la cosa che ha favorito la nostra aggregazione. Io ho conosciuto loro allo stadio, il primo che ho conosciuto è stato Gianfranco, con il quale ci conoscevamo già da un sacco di tempo. Poi allo stadio mi sono conosciuto con Claudio, Luca, poi Manolo, un po' tutti quanti. Mancano due elementi rappresentativi di spicco, che dal primo momento sono sempre stati nella nuova guardia, insomma. Il famoso De Bonis. Per quanto riguarda il gruppo, diciamo, i primi che abbiamo dato il gruppo, siamo più o meno questi qua che siamo ora presenti in questa stanza. Per quanto riguarda poi un elemento che si è aggiunto, che insomma è stato più come un passatempo per noi, di questo voglio far parlare a Claudio, anche perché, come tutti quanti sappiamo, non è che abbiamo molto spazio in questa città, per cui si ritrova sempre qualche passatempo. E il nostro appunto era questo oggetto Andrea De Bonis. Cioè, voglio sottolineare questo nome, Andrea De Bonis. Paolo, che lo chiamate Yelandro. Yelandro innanzitutto cosa vuol dire in dialetto? Spero che lo... È una serpe, ma... Un corsone. Il soprannome non deriva appunto dalla serpe, ma da una serie di circostanze sono stato in una partenza da una trasferta, che non sto qui a dirvi perché, diciamo, non si può anche. Spesso nuclei sconvolti, come dice il nome, espongono foglie di marijuana, simboli di droga leggera. E in questo momento si sta parlando molto di punire chi fa uso e consumo di sostanze stupefacenti di qualsiasi genere. Quindi gli ultra come prendono posizione in questo momento su questo aspetto? Gli ultra è difficile dirlo perché... Cioè, non lo so in Italia come la pensano, perché il ultra vuol dire molte cose. La nuova guardia, ne sono sicuro, noi la pensiamo tutti quanti nella stessa maniera. Cioè, noi siamo per la legalizzazione di tutte le droghe leggere. Anche perché, per quanto riguarda le droghe pesanti, cioè, è meglio non parlarne. Io personalmente sono del parere che ognuno è libero di vivere e di morire. Quindi non vedo perché si vuole colpevolizzare qualcuno. Per quanto riguarda le droghe leggere, mi sembra assurdo che la polizia vada a sequestrare lo spinello alla gente, poi magari fatti come Roberto Lanzino, oppure la criminalità organizzata passi avanti tranquillamente. Cioè, potremmo cercare pure di occuparci di cose più serie. Come consideri la vecchia guardia del tifo, quelli che ormai hanno quasi 25, 26, alcuni anche 27 anni e guidano il gruppo da circa 10 anni? Le considero positivamente perché, cioè, loro sono state alle prime armi, hanno pensato di ideare un gruppo ultra che la domenica incitasse la squadra. Cioè, io da quando ho sentito, quando parlavo con alcuni tuoi compagni, Piero Romeo, cioè loro mi hanno detto parecchie volte che si trovano alla fine dei primi tempi, la squadra andava male in 10-15 persone. Cioè, come ripeto,
fatto il nome. Cioè, scusa, è importante questo. Io li considero positivamente soprattutto per il nome, per il nucleo Sconvolti, che ci hanno dato, diciamo, ci hanno dato un'immagine in Italia, non a caso sulle rubriche, diciamo, giornaliste adibite appunto agli scambi fra ultra, il nome Nucleo Sconvolti è molte volte citato per richieste di foto e anche di corrispondenza. Qualcosa sui nuovi gruppi che sono sorti o sbaglio? I rifiuti da nuova guardia. Sì, vabbè, più o meno, a parte i nuovi gruppi che stanno sorgendo, più che altro i ragazzi come noi che vediamo intorno a noi, per esempio nella stessa piazza Kennedy, cioè il fatto che noi ci sentiamo molto diversi da questa gente, abbiamo dei valori molto diversi e non lo so, un esempio potrebbe essere quello del sabato, cioè il sabato la gente va a chiudersi nelle discoteche, va nelle pizzerie, nei pub per andare a esporre il maglione, per girare con la macchina, con la ragazza, noi invece tutti i sabati siamo sempre gli stessi, in gruppo, in città, a camminare e magari qualche volta sbagliamo pure, ce la prendiamo con chi non c'entra niente, andiamo a far casino nelle pizzerie, forse perché ci teniamo diversi dagli altri, forse perché durante la settimana abbiamo gli occhi aperti, ci rendiamo conto di quello che ci succede intorno e alla fine abbiamo molta voglia di sfogarci. Gli altri invece... Che succede intorno? Io non lo so, cioè io personalmente, come la vedo io, a me secca molto che durante la settimana ce devo stare sotto un professore che entra in classe e grida come un pazzo, oppure la sera vado a Piazza Kennedy e arrivano i carabinieri con i mitra spianati a perquisirmi solo perché io sto lì, o non lo so, non ho modi per godermi con gli amici e sono costretto ad andare in una sala giochi, mezzo al frastuono, a parlare di quello che dobbiamo fare domenica allo stadio. Cioè, non vedo, cioè, ritorniamo sempre sullo stesso discorso dei centri sociali che vengono a mancare a Cosenza. E quindi poi chi si rende conto di come stanno le cose non può fare altro che sfogarsi, che prendersela con qualcuno. Prima scherzavamo sulle donne, però qua dentro, visto che l'ora è tarda, stasera siete tutti maschi e ragazzi, diciamo, insomma, come vivete il rapporto con le vostre coetanee, che so che alcune stanno nel gruppo, cioè, secondo voi la condizione femminile è totalmente diversa dalla vostra, e come, quali sono i rapporti appunto in questa rabbia sociale che mi pare che voi esprimete con loro? Chi è che se la sente di giocarsi questa domanda da... Cioè, allora, secondo me è importante che ci siano delle ragazze nel gruppo. Cioè, è importante anche perché bisogna... Cioè, noi con le ragazze non abbiamo dei buoni rapporti, per dire la verità, perché siccome si dice in giro che siamo appunto dei teppisti, dei ragazzi che vanno allo stadio, degli ultra, diciamo, no? E proprio per questo le ragazze, diciamo, che da un certo punto di vista c'è margine, diciamo. E per questo quelle poche ragazze che stanno con noi le trattiamo bene, c'è un rapporto sincero, c'è un rapporto di amicizia, al di là di tutto, diciamo. Mi viene un po' da ridere a parlare di queste cose. Diciamo, siamo ancora ragazzi. Michela. Sono ridotto le espressioni. Comunque io vi ho detto che non sono il più indicato e faccio parlare chi diciamo ha più parole da dire. Qual è la domanda, scusa? Il sesso. Faccio un po'. Io non c'entro niente, guarda. Cioè, non so che dire, guarda. Addio. Cioè, per... Oh. E invece dalla droga che ne pensi? Ma di che droga e di che genere? Delle droghe in genere. Lo stesso parere di Claudio, com'è? Cioè quello che le droghe leggere di legalizzarle. Cioè le droghe pesanti, non lo so.